La cultura come motore del turismo. Il sindaco di Bari e presidente ANCI fisicamente aveva bisogno anche di fare un giro per le vie di Polignano al libro possibile. Ho finito la presentazione di un libro sulla finanza locale con docenti universitari che si occupano del sistema dei tributi delle amministrazioni comunali, e ho fatto anch'io una passeggiata nei vicoli di Polignano, uno dei posti più suggestivi e più belli della nostra regione. E quindi tenere insieme, come dicevi tu, la cultura, il turismo, le bellezze paesaggistiche del nostro territorio è importante, e devo dire che il Festival del Libro Possibile lo fa ormai da 20 anni. Stasera ho sentito un neologismo, figital, cioè fisico e digitale. Sarà questa la realtà che ci accompagnerà, per esempio, da qui a ottobre, indipendentemente dal Covid, sperando di parlare di un post-Covid? Ma io credo anche dopo. Il Covid ci ha portato ad accelerare l'utilizzo delle nuove tecnologie, tante riunioni che magari prima si facevano spostandoci da più parti d'Italia e raggiungendo un'unica località si potranno fare giustamente in videoconferenza, fermo restando che il rapporto umano legato alla presenza, alla stretta di mano, la possibilità di vivere anche un momento di convivialità, ecco, non può essere sostituito dalla freddezza di uno schermo, però tante cose sicuramente le potremo fare in digitale. Stasera si è parlato tanto di social e di web reputation, è toccato a me moderare con Angelo Deiana, è la settimana nella quale Antonio De Caro si gode anche un primato italiano. Nel viale di Domenico Modugno, che inizia con "penso che un sogno così", qual è il desiderio a occhi chiusi per il post-estate, anche se magari ne abbiamo uno tra 48 ore che riguarda l'Europeo di Mancini? Il sogno così di un sindaco è sperare che i propri concittadini possano realizzare i propri sogni, quindi il sogno del sindaco è che si possano avverare i sogni della comunità che ha l'onore di amministrare e di guidare. A breve, ecco, il sogno è quello a cui facevi riferimento tu, e non ne voglio parlare per scaramanzia, incrociamo le dita.